Pace e bene e bentrovati. Oggi, 22 febbraio, ricordiamo Santa Margherita da Cortona. Ascoltiamo la sua storia. Margherita nasce a Laviano nel 1247 da una povera famiglia contadina. Orfana di madre a 8 anni, fu allevata da una matrigna gelosa che la sottopose ad angherie e maltrattamenti. Ragazza molto bella e corteggiata, a 18 anni scappa da casa per unirsi con un giovane nobile di Montepulciano, Arsenio. Dalla loro unione nacque il figlio Jacopo, ma il nobile non la sposerà mai. Dopo 9 anni di convivenza, Arsenio morì assassinato. E Margherita venne cacciata dal castello insieme al figlio. In breve tempo la sua vita cambiò. Dalle agiatezze passò ad essere una povera ragazza madre senza tetto. Vestiva a lutto e lacera andò nella città di Cortona, che l'accolse benevolmente. Due nobildonne le diedero un alloggio e un lavoro come ostetrica. Qui avvenne la sua trasformazione. Conquistata dal francescanesimo, farà educare il figlio secondo questo ideale. Si dedicò agli ammalati e ai poveri, visitandoli e curandoli. Si faceva aiutare da alcuni volontari, le poverelle e i mantellati, per i quali scrisse gli statuti d'impronta francescana, e veniva anche aiutata da famiglie importanti. Nel 1278 fondò l'ospedale Casa di Santa Maria della Misericordia. Fu guida per le sue collaboratrici e, secondo le esigenze, fu cuoca e questuante. La sua nuova vita era interamente votata ai più deboli. Praticò anche la vita contemplativa. Meditava sulla passione del Signore in solitudine e praticava dure penitenze. Margherita era attenta anche alla vita pubblica della sua città. La gente andava spesso a trovarla per chiedere consigli e raccomandarsi alle sue preghiere. Lei non scrisse nulla, ma le sue esperienze spirituali, i dialoghi con Gesù e le visioni vennero trascritte dal suo biografo e confessore, Fra Giunta Bevignati. Margherita morì il 22 febbraio del 1297, a 50 anni. Papa Benedetto XIII la proclamerà santa nel 1728. I suoi resti mortali si trovano a Cortona, nel santuario dedicato a lei. Margherita da Cortona è una figura molto importante per l'ordine francescano secolare, infatti viene chiamata la terza stella del francescanesimo, dopo Francesco e Chiara. La storia di Santa Margherita ricorda un po' la storia di tante, tante ragazze, perché lei, completamente innamorata, fugge con quest'uomo, dal quale ha un figlio, e però dal quale ha anche una grande delusione, perché lui non vorrà sposarla. Successivamente, quando lui verrà a mancare, lei rimarrà sola, sarà una ragazza madre. Nonostante questo, la sua vita è stata piena di santità e piena di carità. Vogliamo, tramite la sua figura, essere vicine a tutte quelle ragazze che sono state, in un certo senso, sfruttate e tradite e che non hanno avuto forse la capacità, in preda a un sentimento di amore, di seguire proprio i passi dell'amore che vedono noi cristiani impegnati in un impegno di tutta la vita, in un sacramento che lega due persone e che poi si apre alla vita. È una verità che dobbiamo tentare di riproporre ai giovani dei nostri tempi, una verità che dobbiamo cercare di promuovere tramite la bellezza che rappresenta. E forse proprio Santa Margherita può essere lei che può intercedere per noi e per tutti questi giovani che devono scegliere nella loro vita di impegnarsi in qualcosa di così bello. Allora le chiediamo umilmente, Santa Margherita, prega per noi.